Lunedì 27 maggio alla Sagra dell'Agricoltura di Mordano c'è il convegno sui cambiamenti climatici, effetti e indicazioni per una frutticoltura sostenibile. Tanti e importanti i relatori, sarà il direttore di Agronotizie Ivano Malmori, Agronotizie che da oltre 30 anni si occupa di agricoltura, a moderare questo incontro. Malmori, in questo convegno tanti sono i temi legati ai cambiamenti climatici, in particolare che cosa preoccupa di più gli agricoltori? Beh, gli agricoltori sono preoccupati per il fatto che si sta destagionalizzando la coltivazione. Calcoliamo che in questo momento siamo alla fine di maggio e tutto quello che è andamento climatico è tipico della fine di marzo. Quindi vuol dire che normalmente la natura con questo andamento climatico è abituata ad essere all'inizio della fioritura, mentre dovrebbero esserci già mature le ciliegie. E questo è un po' un problema, perché le piante non si riescono ad adattare in tempi così brevi a tutto ciò che sta succedendo attorno a noi. Quindi ci sono dei nuovi parassiti, ci sono dei nuovi problemi e si cerca di capire come contingentarli e come fare in modo di proteggere le colture da questi problemi. Ci sono momenti in cui c'è troppa acqua, ci sono momenti in cui c'è poca acqua, ci sono degli eventi estremi tipo grandinate improvvise, momenti di troppo caldo, quindi di eccesso di calore. Le piante sono ferme sul suolo e quindi cercano di reagire, ma difficilmente si adattano in pochissimo tempo. Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale del Consorzio di Bonifica e Irrigazione, sembrava che ci fosse una carenza idrica fino a poco fa nel nostro territorio, adesso direi che si parla d'altro. Sì, abbiamo iniziato l'anno con una piovosità mediamente inferiore al 50% di un'annata normale. Poi dopo purtroppo lo strutturarsi dei cambiamenti climatici dimostrano che quello che siamo abituati a vedere magari nei giorni che eravamo abituati a vedere l'acqua può cambiare e si sta verificando una piovosità importante. Però questo non ci deve illudere, perché quello che purtroppo è la problematica del nostro paese è quello della mancanza di infrastrutture adeguate innanzitutto per distribuire al meglio la risorsa a tutte le aziende agricole, la risorsa irrigua, ma soprattutto quando parliamo in termini di criticità e quindi di mancanza di acqua, mancano le infrastrutture per trattenerle. In un paese come il nostro, che ancora oggi piove abbastanza, perché piovono oltre 1000 mm di pioggia all'anno, solo il 10% di questa risorsa viene trattenuta ed è estremamente poco per un paese come il nostro, che è un paese del Mediterraneo, che per poter fare agricoltura ha bisogno di continuare a poter utilizzare l'acqua. Chi è che deve investire in queste infrastrutture, o meglio casse di espansione per esempio, piuttosto che bacini? Solo lo Stato può intervenire su questi investimenti. È importante comunque che i consorzi di bonifica, come stanno facendo e come hanno fatto negli ultimi anni, continuino a investire sulla progettazione pronta e definitiva, perché dal momento che inizia che abbiamo a disposizione il finanziamento occorre fare queste opere in breve tempo, perché il territorio non può, in un momento così difficile rispetto ai cambiamenti climatici, aspettare o ritardare ancora di più gli investimenti. Le aziende hanno bisogno, per rimanere sul mercato, di essere sempre più competitivi e il fattore l'acqua è un fattore dominante. Questo convegno Folli è la dimostrazione di come la Sagra dell'Agricoltura vuole bene agli agricoltori, ai contadini, ancora legata al mondo della terra, e cerca di dargli una mano anche invitando questi importanti relatori a parlare del futuro, un futuro che è minacciato da questo cambiamento climatico. Certo, perché vediamo che non siamo più diventati allergici solo noi a tante cose, anche il pianeta è diventato allergico, qualcosa abbiamo combinato di sbagliato noi. Proviamo con il nostro piccolo convegno, così ho cercato di invitare il direttore di FAM, è molto bravi, quindi per portare qualche consiglio, qualche aiuto, anche qualche speranza di poter cambiare le cose per il meglio, perché l'agricoltura ha bisogno di un clima abbastanza tranquillo, non degli eventi calamitosi, non dei disastri, oppure il periodo della siccità, ma adesso parliamo, sembrava là che non ci fosse più, adesso ne è arrivato troppo, però speriamo che le cose si mettano a posto. In ogni modo, crediamo in questo convegno di fare una cosa gradita agli agricoltori, perché si parla di tante cose, dei problemi dell'acqua, dei problemi atmosferici, dei problemi di salubrità, di salute per l'uomo, anche per l'ambiente, quindi noi cerchiamo di fare qualcosa per l'ambiente, perché il mondo agricolo non deve solo produrre frutta o agrumetà, ma deve produrre un prodotto sano, un prodotto genuino, un prodotto che la gente sia invitata a mangiare, il prodotto italiano, il prodotto nostro.
William Partizzoli di ARPA Bologna, relazionato sui cambiamenti climatici in Emilia-Romagna, in particolare sugli effetti della disponibilità idrica in agricoltura. In pratica queste grandi piogge poi che fine fanno? Evaporano con questo grande caldo e a noi cosa rimane? Ecco, purtroppo dobbiamo renderci conto che il clima è variabile, ma variabile negli anni e variabile nei mesi e nelle stagioni. Quello che è successo, quello che è cambiato dagli anni scorsi, 61-90, che era un clima abbastanza stabile, è che sono aumentate le temperature estive. Aumentando le temperature estive aumenta l'evaporazione, per cui per quant'acqua si riesca ad accumulare in primavera e in autunno, poi con i primi mesi estivi aumenta talmente tanto l'evaporazione che in estate rimaniamo quasi sempre senza risorsa idrica. Per cui nonostante che l'acqua nell'anno sia più o meno lo stesso quantitativo, ci ritroviamo in estate con molto meno acqua a disposizione degli agricoltori, perché piove meno d'estate, circa 50 mm a livello medio regionale, e perché evapora molta più acqua. Per cui il suolo si ritrova nel periodo peggiore con molta meno acqua di quella che avevamo nel vecchio clima che noi chiamiamo il 61-90. Quindi questi cambiamenti climatici paventati in realtà sono già in atto da alcuni anni. Noi abbiamo stimato, facendo l'analisi dei dati, una fase di stabilità 61, 85, 86, 87. Negli anni tra l'85, l'87, 88, insomma dagli anni tra l'87 e il 90, si è verificato un qualcosa che io non sono uno scienziato, non riesco a dirvi cosa a livello climatico, almeno europeo, che ha fatto sì che si è verificato un grosso aumento delle temperature. Un grosso aumento delle temperature che sono cresciute mediamente di un grado all'anno. Però questo grado all'anno si sviluppa soprattutto in estate, dove le temperature massime sono aumentate di 2,5 gradi. Vuol dire, sembra incredibile, ma l'estate attuale, 2001-2018, degli ultimi 18 anni, la massima media di una giornata estiva è circa 2,5 gradi più alta mediamente di quella che avevamo nel 61-90, passando dai 28 gradi, 28-29, ai 30-31 gradi, 31,5. Con punte massime nel 2003 che abbiamo avuto in alcune zone 35 gradi di media giornaliera per un'estate intera. Questi fenomeni si ripeteranno, purtroppo. Gli studi dicono che si ripeteranno sempre più frequentemente. Dopo il 2003 abbiamo avuto il 2012, poi abbiamo avuto il 2017, anche se di intensità minore al 2003, che rimane l'annata più spaventosa e più storica della siccità. Però non c'è niente che ci dica che queste cose cambieranno, anzi, ci dicono i dati che dovrebbero aumentare la frequenza di questi eventi estremi. Quindi dobbiamo essere pronti a un altro 2003, a un altro 2012, a un altro 2017. Le conclusioni di questo importante convegno sono affidate all'onorevole Galletti, è stato ministro dell'Ambiente nel governo Renzi. Ecco, recentemente si sono svolte le elezioni europee. L'ambiente in Europa con quante voci parla? Molte, troppe. L'ambiente dovrebbe essere trasversale a tutti i partiti e a tutti gli argomenti. Io diffido sempre di chi fa dell'ambiente una esclusiva motivazione politica, perché l'ambiente ha a che fare con l'economia, ha a che fare con le infrastrutture, ha a che fare fortemente con l'agricoltura, quindi deve essere un argomento trasversale sia nei partiti sia negli argomenti. Ma l'ambiente riguarda tutti, perché i partiti litigano sull'ambiente? Perché c'è una visione distorta storicamente dell'ambiente. L'ambiente è sempre stato visto come un diniego, come un no. Invece oggi le politiche ambientali sono un grande volano di sviluppo, sono un grande volano di competizione per le nostre imprese. C'è bisogno di un cambio culturale. Come mai in Germania i Verdi sono il secondo partito e in altri paesi come il nostro hanno una percentuale da prefisso telefonico? I Verdi tedeschi hanno una cultura molto diversa dalla cultura dei nostri Verdi. Là hanno capito che l'ambiente, come dicevo prima, è motore di sviluppo. Non è l'ambiente del no, l'ambiente del no alle infrastrutture, l'ambiente del no alle grandi opere. Non è così che va interpretato l'ambiente. L'agricoltura e gli agricoltori possono essere paladini dell'ambiente? Debbono essere, lo sono già. L'ambiente, un buon ambiente ha bisogno di una buona agricoltura e una buona agricoltura ha bisogno di un buon ambiente. Là dove c'è un agricoltore l'ambiente viene salvaguardato.